Tra ottobre e novembre del 2003 sono stato qui a Liegi, la città dove è nato lo scrittore Georges Simenon e dove ha soggiornato anche il poeta italiano Francesco Petrarca. Sono venuto qui per fare delle interviste alle persone che hanno segnato maggiormente la vita del mio amico compositore Michele Lo Conte fin da quando ha lasciato l'Italia per cercare in Belgio un luogo più favorevole alla sua arte. Michele è magico, ha una foga dentro di sé, una forza fenomenale, quasi extraterrestre, di musicista, compositore, creativo e in più, cosa rarissima, ha un potere di comunicazione diretta dell'emozione e questo è straordinario. Balavoine avec nous è un'iniziativa nata dall'amicizia tra persone che volevano celebrare il 15° anniversario della morte di Daniel Balavoine e così abbiamo buttato giù il progetto, ho provato a metterlo in scena, a metterci dentro gli artisti, abbiamo conosciuto delle persone, tra le quali Michele, che è venuto a portare, credo, un tocco esotico al nostro Balavoine. E il suo talento ha contribuito notevolmente alla crescita della manifestazione. Ogni volta abbiamo avuto artisti sempre più importanti qui in Belgio che hanno voluto collaborare con la nostra produzione, perché Michele era lì che offriva la sua generosità al pubblico. Ho incontrato Michele a Bruxelles. Era un festival della canzone italiana dove accompagnavo un cantante con cui lavoravo e ho pensato che fosse del tutto speciale e avesse un talento raro e che dovevo assolutamente lavorare con lui. Stavo preparando uno spettacolo su Daniel Balavoine e così al Marie Gaspard mi porta Michele e mi dice: sai, lui funziona, potrebbe cantare nel tuo spettacolo. Abbiamo fatto subito amicizia e mi ha scritto delle canzoni, abbiamo scritto delle canzoni insieme, abbiamo partecipato insieme a diversi spettacoli ed è veramente una persona di talento come non se ne vedono molte, anzi come non ne ho mai viste in vita mia, perché è l'unica persona che sa realmente tradurre sentimenti, i sentimenti interiori che certi cantanti non sanno esprimere nemmeno loro stessi. Je vais appeler avec moi le compositeur de cette chanson, de tout l'album d'ailleurs, et il fait un duo également dessus. Je vous demande de l'applaudir très fort, monsieur Michele Lo Conte. Il est italien en plus, il vient tout droit d'Italie. Nous allons vous interpréter. Nous allons vous interpréter un duo qui s'appelle Parler d'amour. Io ho lavorato con tanti altri compositori e non ho mai incontrato qualcuno come lui che riesce perfino a suonare strumenti diversi, a pensare, cioè a tutte le armonie, così come fa lui. È molto molto raro. Michele fa tutto, fa proprio tutto. Pensa alla chitarra, al basso, al pianoforte. Sa fare tutto. È uno che sa cantare molto bene e in più è un personaggio molto carismatico. A furia di lavorare con lui ho preso coscienza di tante cose. Come pure nella musica, io avevo tanti tic. Venivo dalla musica leggera francese e avevo tante cose da imparare perché non mi ero mai veramente interessata ad altro. Lui mi ha fatto ascoltare un sacco di cose, mi ha davvero aperto gli occhi sulla musica. Per produrre Morgan ho voluto il meglio. Ho preso i migliori musicisti che si potevano trovare e che lo stesso Michele mi aveva consigliato d'altra parte.
Siamo andati a vedere con Michele uno studio di registrazione che non era proprio tra i più piccoli. Era davvero un mega studio e quindi io credo che affinché Michele si esprima il meglio possibile sia necessario impiegare il massimo dei mezzi. Ciao Michele, arrivi da? Da Cerignola in provincia di Foggia. Da Cerignola, arrivano da tutta Italia questi ragazzi. Il titolo della tua canzone? Ad ogni modo. Ad ogni modo? Michele Lo Conte! Mi ha portato in Italia. Siamo arrivati a Castrocaro e vi assicuro che abbiamo trascorso dei momenti magnifici, fantastici. Io sono un'italiana che è nata in Belgio, ma in qualche modo ho sempre sognato l'Italia. L'ho sempre cercata nel mio io più profondo. E il fatto di passare su Rai 1, il canale che guardavo da piccola insieme alla mia famiglia, è stato come lanciare un'occhiatina ai miei familiari italiani, che sono degli immigrati. E è stato un po' come trasportarli laggiù in Italia.